suo. Emanuela, posso chiedere una cortesia? Puoi fare l'annuncio per presentare il direttore e vice direttore di Novella Bella Nino Frassica? Sì. Grazie. Signori e signori... Aspetta, arriva la telecamera, aspetta la telecamera. Ecco. Un attimo. Signori e signori, il direttore e vice direttore di Novella Bella in Falsolettica, di Novella Bella, Nino Frassica. Grazie! Grazie, grazie. Lascia stare. E anche questa settimana il nostro sponsor è Alfonso Gioielleria, sì, la migliore che ci sia, parola mia. Vabbè. Un certo Ambrogio è andato anche oggi a comprarsi diversi orologi. No, vabbè, ma questo è il nostro sponsor. Il nostro sponsor. Facciamo entrare il Leggio. Ecco qua. Che tristezza. Che tristezza, come si. Auguri di buon Natale da parte... Aspetta, auguri di buon Natale da parte di Babbo Natale e Mamma Natale. A te Flavio. No, Fabio, lui è Flavio, Fazio. Sono Fabio. No. E a tutti Foresta, no, Luciana, di Zettolo. Gigi Marzullo. Gigi Marzullo. È staccato. Gigi. Stai fatto gli auguri. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Quanti sono? Da dove chiama? Buon Natale. Anche buon Natale. Tante buon Natale. Grazie. C'è un regalo per tutti dal nostro sponsor. Regala un orologio per ogni. Gli orologi rubati. Gli orologi rubati. Non si può. Auguri. Auguri. Va bene. Prego. Andiamo. Benissimo. Auguri. La pubblicità è la mano del commercio, capito? E auguri. Auguri. Vabbè. Auguri. Tanto voi distribuite. Finisce la distribuzione. Attenzione. Auguri. Complimenti per la trasmissione. Auguri. Anche a Gabriele. Auguri. Perfetto. Oggi 15 dicembre. Sì. Che dir si voglia. Ma come che dir si voglia? 15 dicembre. 15 dicembre, ferra dicembre. Ferragosto. Ah, ferragosto. Per i nati oggi, fiore fortunato, il pedurzio. Mai sentito. Numero fortunato, il numero vincente. Vabbè, grazie, qua. Piatto preferito per i nati oggi, petto di pollo di tacchino. No, scusi, o è di pollo o è di tacchino? Non lo so, è scritto qua. È scritto qua, chi l'ha scritto? Io. E allora, l'ha scritto io. Proverbio del giorno, parlerò solo in presenza del mio avvocato. Ma non è un proverbio. Il segno dei nati 15 dicembre è Sagittario, La parola Sagittario viene dal latino? Latino, lotta greco-romano, saggi, esperti, tario, esperienza e ricchezza. Lanciato la freccia. Ha lanciato la freccia. Dove arriva? La freccia ha lanciato la freccia. Che è Cupido. Vediamo dove è andata a finire. Dove è andata a finire la freccia? L'hai fatta male pure tu. È arrivata così. Così. Tutti i pomeriggi che stanno provando sta cosa. Ha rovinato tutto. Allora. Il montaggio lo in diretta. Lui l'ha fatta male. Cioè c'è la convenzione. Ma me l'ero tolta. E lui l'ha fatta male. C'è la convenzione di Ginevra. Non si fa così. Comunque, come ti senti? Beh, ho un po' di mal di testa. Però ti sta bene, ti sta bene. Anticipazione TV. Parliamo di anticipazione. Sì. Barbara D'Urso, lunedì, domani, ospite da Barbara D'Urso. Ci sarà Michela De Santis. Ha cambiato tre volte sesso in diretta. È incredibile questa Michela. Questa? Michela. No, adesso si chiama Michele. Ospite anche domani sera una signora, la signora Marina Lacosta di Perugia. Mai sentito. Che ha fatto più di 70 operazioni chirurgiche per assomigliare ad Amadeus. Vuole assomigliare. Rubrica dei 100 libri. Quanti sono? E questa settimana sono uno. Ah, uno solo. Quello di Bruno Vespa. Ancora. Continua il giro di promozione per pubblicizzare il suo libro. Sì. Perché l'Italia diventò fascista. Vabbè, però ormai si sa. Dopo essere stato ospite oggi, ieri a TV Talk. Sì. Stamattina alla messa a TV. Ma non era TV la... 2000. No, ma non c'era. Su Tele Padre Pio. Ma non era lui. Sul canale Casa della Villa. Addirittura Bruno Vespa, per pubblicizzare il suo libro, è stato visto col libro ospite su Rai 1 a segnale orario delle ore 15. E anche stato visto che è entrato Bruno Vespa, è entrato in campo durante la partita Juventus Atletico correndo nudo con il libro in mano. Ma non era. Bruno Vespa. Vabbè. Ultima notizia sì. Di mondanità. Mondanità, va right.
L'11 dicembre, sì? 4 giorni fa. Tuo compleanno? Il mio compleanno, sì. È il compleanno di Gianni Morandi, sì. Grande festa VIP. Chi c'era? Non c'era, non c'era. Rita Pavone, col fratello Alessandro Cecchi Paone. No, ma non è fratello, Pavone. Demo Morselli e la sua orchestra. Il sosia di Gad Lerner. Sì. Poi c'era Asia Argento e Magalli, che sono amanti, sono amanti. Ma non è vero. Sandra Milo e Giugas Casella aspettano un bambino. Ma no, ma non è vero. Poi c'era tutti VIP. Salvo il pizzaiolo. Gianpiero Mughini. L'ho visto prima. Patrizia Pellegrino. La ministra Pezzo di Pane. No, Pezzo Pane, non Pezzo di Pane. Platini e Platinette. Ma non in è coppia. Sgarbi in compagnia di Geggia. Ritorno di Fiamma. Ma non è vero. Sgarbi non lo stavano facendo entrare perché non aveva l'invito e gli hanno chiuso l'ingresso e lui a gridare apra. Gianni Morandi alla festa ha portato le bibite nei tramezzini. L'altro festeggiato, il sottoscritto, ha portato la torta, una torta alta 2 metri con dentro nascosta chi? Vanna Sandrini. E chi è? Mai sentito. La famosa Vanna Sandrini. Vanna Sandrini. No. Oh, la ragazza che Gianni Morandi faceva mandare dalla mamma a prendere il latte. Adesso c'ha 79 ma anni. Ma non è lei. Bella donna ancora. È uscita dalla torta, vestita burlesque, col burlesque, e ha portato la famosa bottiglia di latte. Gianni Morandi l'ha tracannata tutta ad un fiato, ma il latte era scaduto dal 1967. Certo. Gianni Morandi, arrabbiato e già ubriaco da prima, ha preso la bottiglia, mi raccomando, ha preso la bottiglia e l'ha scagliata contro la schiena di Vanna. Insomma, Gianni l'ha presa proprio male. No, Gianni l'ha presa bene, l'ha presa in, l'hai fatta male. No, l'ho fatta bene, detto, Gianni detto? L'ha presa proprio male. No, l'ha presa bene, l'ha presa nella... L'hai fatta l'ho male. Fatta bene, fatta Nino male, Frassica pubblicità. L'hai fatta male. L'ho fatta benissimo, è lui che ha fatto male la freccia. Io l'ho fatta bene.